Robert li fa posare per tutta Parigi, alla Madeleine, in Place de la Concorde, su un autobus che li porta fino a Place du Châtelet, vicino a BHV, il famoso negozio di fronte all'Hôtel de Ville. Si trova lo scorcio perfetto. I due innamorati posano, un uomo con il berretto passa sullo sfondo e la fotografia è pronta. L'immagine viene pubblicata il 12 giugno 1950, senza suscitare particolari entusiasmi. Gli anni passano e la fotografia viene riposta insieme alle altre immagini negli scatoloni dell'atelier. Fino al giorno in cui negli anni 80 propongono a Robert di farne un manifesto. Subito dopo essere stato pubblicato, il poster diventa il simbolo non solo di una generazione, ma anche di uno spirito esploratore che viaggia attraverso il mondo. Parigi bohème, Parigi degli innamorati, Parigi libertà. L'immagine degli innamorati all'Hôtel de Ville è dappertutto. In ogni stanza di qualsiasi adolescente, in un film di Woody Allen.